Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema fumettistico letterario, diciamo così. Come potete vedere non indosso una delle mie solite magliette di Pampling, ma oggi indosso questa maglietta del Luca Comics Changes 2020, quindi la maglietta ufficiale del Luca Comics di questo strano anno. Io ringrazio tantissimo Luca Comics per avermi inviato questa maglia, ma ringrazio anche tantissimo per avermi inviato la Bag of Luca, che vi avevo già mostrato in anteprima su Instagram, ma non vi avevo mostrato per bene il contenuto. Questa è una bag che potete ricevere in uno dei 115 campfire che trovate sparsi per tutta Italia. Come saprete benissimo, quest'anno il Luca Comics cambia. È diverso e ci saranno alcune conferenze nella città di Lucca, numero chiuso, e i biglietti potete già acquistarli su internet, e poi ci saranno i campfire, che sono dei negozi, delle fumetterie, diciamo dei posti specializzati sparsi in tutta Italia, che creeranno degli eventi all'interno dei loro negozi e appunto vengono chiamati campfire, sono i falò, chiamiamoli così, i focolari, chiamateli come volete. È possibile acquistare all'interno di questi campfire questa sacca che vi darà accesso a dei contenuti esclusivi che si svolgeranno all'interno di questi posti e naturalmente anche alcuni gadget che adesso vi andrò a mostrare. Facciamo l'unboxing della Bag of Luca. E ovviamente vi ricordo anche che quest'anno il Luca Comics and Games Changes si terrà dal 29 ottobre al 1 di novembre. Ma adesso vi mostro il contenuto. Intanto questo qui, www.ekshop.it, è il sito dove potrete acquistare la maglia ufficiale del Luca Changes al costo di 14 euro più 3,50 euro di spese di spedizione, ma vi metterò il link sotto in info box. Poi all'interno abbiamo dei volantini, abbiamo un pacchetto di fazzoletti Grazie Natural e poi vediamo cosa c'è. Abbiamo questo che è un Crossmaster Collection e credo sia un personaggio, quindi adesso apriamo questa piccola box e andiamo a vedere cosa contiene. Io non l'avevo ancora aperta proprio per farlo assieme a voi. Vediamo cosa c'è all'interno. Ci sono dei gettoni e poi c'è la carta necrosi, quindi credo proprio si tratti di un gioco che, ragazzi, perdonatemi, ma io non conosco, non sono un abile giocatore, quindi vediamo questa statuina all'interno. Eccola qui, credo sia un personaggio femminile, è un misto tra Deadpool, Wolverine, non lo so, ma è molto molto carino, mi piace, carinissimo. E poi vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo anche due mazzi di carte da gioco Keyforge e queste qui abbiamo il richiamo degli arconti e poi abbiamo l'era dell'ascensione. Io ragazzi, anche in questo caso non ci ho mai giocato, quindi aspetto vostri consigli sia su Instagram che sotto qui nei commenti. Fatemi sapere come si gioca con queste carte, perché so che all'interno c'è anche un fascicolo con dei giochi. Ok, infatti, eccolo qui, il fascicolo dei giochi. Ci sono proprio dei giochi creati appositamente per questa Bag of Luca. E andiamo a vedere anche la spilla, che mi piace un sacco. Eccola qui, il Luca Campfire Pass. Ecco qui quello che vi dicevo, il pass per poter accedere a degli eventi esclusivi solo per chi ha acquistato questa bag, e potete naturalmente richiederla nei campfire che trovate sempre sotto in info box. Vi metterò il link con la mappa dell'Italia con tutti i vari campfire sparsi. E poi c'è questa qui che è proprio la card fisica col pass, il numero magari lo nascondiamo, mi informerò meglio per come poter sfruttare nella mia città questo pass. E poi il fascicolo dei giochi con all'interno, vediamo, tantissimi tabelloni. Ragazzi, questo qui è da studiare, questo qui non posso commentarvelo sul momento, ma me lo andrò a leggere, magari ve ne parlerò meglio su Instagram, antonio.seria, sapete dove trovarmi.
E poi abbiamo Sette Crimini, il numero 0, edito da Tounoué, che è sempre incluso in questa bag. E poi vediamo se c'è qualcos'altro. Sì, abbiamo anche edizioni BD e J-Pop, questo quadernino. Vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo due cartoline all'interno, queste qui, e poi abbiamo il primo albo di Critical Role, eccolo qui, le origini. Abbiamo questo piccolo albo fumetti e poi abbiamo anche quest'altro opuscolo invece dedicato al cosplay. Quindi abbiamo all'interno diverse cosplayer, abbiamo un bel po' di foto che poi magari andrò a leggere. Sembra molto molto carino. Ragazzi, una montagna di roba. E poi, ultima ma non per importanza, naturalmente la borsa, che è secondo me bellissima. Questa la userò, la porterò con me, così quando vado al supermercato so dove mettere la roba che acquisto. Ed è molto molto carina, mi piace tanto. Nera, semplice, col logo Lucca Comics Games Campfire. Quindi ragazzi, sicuramente questa borsa e questo evento passerà alla storia per la sua, chiamiamola, stranezza, visto che tutto l'anno è stato ed è ancora molto molto strano. Ancora grazie a Lucca Change per avermi inviato questa Bag of Lucca. E ragazzi, naturalmente vi ricordo di andare a spulciare tutti i link in info box. E adesso continuiamo. Ma rimanendo sempre in tema fumettistico letterario, ho altri due pacchi qui da aprire con me. Uno che arriva da Tounoué con due bellissime nuove uscite e poi abbiamo questo qui che invece mi arriva da Ponte alle Grazie e che vi avevo già mostrato su Instagram. Però visto che non tutti mi seguite anche lì, vi voglio segnalare velocemente anche qui su YouTube. Si tratta di questo libro di Barbara Faenza. Barbara Faenza è un'egittologa, è un'appassionata di questa civiltà e devo dire che anch'io ne sono un appassionato. Mi ha sempre affascinato l'Egitto, uno dei miei sogni è quello di andarci e spero prima o poi di realizzarlo, ma di poterci andare soprattutto in sicurezza visto il periodo. E naturalmente ragazzi, di cosa potrà mai parlare questo libro che si intitola Il segno immortale, la splendida storia dei geroglifici? Si parla naturalmente dei geroglifici, della loro storia, di tutto quello che si nasconde dietro questi piccoli simboli e come si fa a decifrare questi simboli. Infatti qui nel sottotitolo troviamo Decifrare la scrittura per capire la civiltà. È un libro pieno di immagini e piano piano ci verrà insegnato anche a decifrare alcuni geroglifici. Ce ne sono circa 200 contenuti in questo libro, ma la cosa molto interessante è che ci viene raccontata la storia proprio di ogni simbolo e quello che si nasconde dietro questa bellissima lingua. Troviamo anche riferimenti alla magia, ai faraoni, a tantissime altre cose, agli animali. Ragazzi, davvero è una lingua che secondo me merita di essere approfondita, di essere studiata. Io non ho avuto questa fortuna, però mi piace poterne assaggiare un pochino leggendo libri come questo. Quindi, qualora voi foste degli appassionati dell'Egitto e dei geroglifici, non potete che amare e apprezzare un libro del genere. Trovate il link sotto in info box e ringrazio tantissimo Ponte alle Grazie per avermi fornito questa copia. Secondo pacco invece di Tounoué, questo molto molto pesante, che contiene due letture che secondo me sono molto molto interessanti e molto attuali, soprattutto perché si tratta di due letture che io consiglio tantissimo in questo periodo, dato che trattano di superare gli stereotipi, superare le differenze di genere, parla di integrazione, quindi si parla di autoconsapevolezza. Sono dei volumi molto molto interessanti. Questo è quello che forse più tra i due mi ha attratto e che, del quale già conosco qualcosa. Il primo è Qui c'è tutto il mondo di Cristina Alicata e Filippo Paris, sempre edito da Tounoué. Ragazzi, quanto sono belli questi disegni, guardate quanto è bella la copertina. E qui c'è tutta una storia di autoconsapevolezza, di accettazione. Naturalmente si cerca di insegnare già ai ragazzi fin da piccoli
che le disuguaglianze non sono mai giuste e che discriminare non è mai giusto. E qui abbiamo invece quest'altro volume che è Possiamo essere tutto di Francesca Ceci e Alessia Puleo. Di questa so qualcosa in più, so che si parla di una famiglia marocchina che si è trasferita in Italia a Roma e questa famiglia è composta da mamma, papà, due sorelle e un fratello. Il fratello è l'unico ad essere nato in Italia, ad essere nato a Roma, mentre le due sorelle sono nate in Marocco e però crescendo qui in Italia si trovano a metà tra queste due culture e si trovano a dover magari cercare di sopprimere il loro essere per accontentare quello che è ciò che si aspetta la società da loro, visto che sono di religione musulmana. Quindi sono marocchine e vorrebbero accontentare il volere magari dei genitori, ma dall'altro lato sono cresciute in Italia, vivono in Italia e vorrebbero invece vivere una vita più occidentale e quindi si trovano a dover convivere tra queste due culture e a doverne fare i conti. Quindi secondo me è una lettura molto molto interessante, questa qui soprattutto in collaborazione con Amnesty International, quindi vi lascio i link di entrambe sotto in info box e ragazzi vi parlerò meglio anche di questa, qui c'è tutto il mondo perché non conosco molto, magari possiamo leggere assieme qui la copertina. C'è scritto: durante l'inverno dell'84, il più freddo degli ultimi 100 anni, la mamma di Anita comincia a fare cose bizzarre. Si mette le scarpe sbagliate, balla da sola per strada e cambia umore da un minuto all'altro. Nel frattempo Anita prova ad adattarsi al piccolo paese di provincia dove la famiglia si è appena trasferita dal sud Italia e si ritrova a combattere le stranezze della mamma con due alleate diversissime tra loro: Tina, un maschiaccio come lei, con cui Anita gioca a pallone e fa la pipì in piedi, ed Elena, che la rifornisce di acqua di Lourdes, finché un giorno non decidono di scappare dall'incomprensibile mondo degli adulti. La storia di un'amicizia e di emozioni che non hanno ancora un nome. Quindi, ragazzi, come vi avevo preannunciato, tratta delle tematiche appunto di scoperta di se stessi. E ringrazio tantissimo Tunue per avermi inviato questi due volumi. E ragazzi, a questo punto io non ho altro da mostrarvi, ma vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale se non foste ancora iscritti, attivare la campanella e noi ci vediamo prestissimo con tanti altri video. Ciao!